sì ragazzi, una figata, guardate cosa sto ascoltando musica al computer. Tutto questo è grazie a Windows 10. Windows 10 è una figata, appena l'ho visto, l'ho provato e mi ha aperto nuovi orizzonti, è una figata paura. Ho provato nuove esperienze, adesso sono più libero, più capace di realizzarmi e tutto, ed è tutto grazie a Windows 10. L'unica cosa per cui un po' mi dispiace è il fatto di non poterlo installare su un device che posso mettere in tasca per poter portare ovunque con me Windows 10, senza cui sarei perso, l'ho capito solo adesso. Era una figata, quindi per appunto ho detto però non posso usarlo ovunque. Io allora ho fatto questo errore che ho detto no, allora siccome adesso vabbè per sì non avevo abbastanza liquidità per comprarle Windows 10, ho detto beh allora mi scrivo un simulatore di Windows 10 che almeno lo simula a livello di impressione, che sia però un browser app così che posso usarlo dappertutto, qualsiasi computer, smartphone, tablet, iDevice, è tutto. Quindi però ragazzi volevo dirvi, adesso ve lo faccio un po' vedere, ma volevo dirvi che Windows 10 è una figata, cioè pensate a quante ore ho investito per creare solo questo simulatore, è un simulatore ridicolo e banale di Windows 10, del feel che dà, però calcolate quante ore ho perso per farlo, con tante ore di lavoro chiunque avrebbe potuto anche guadagnarsi il triplo, il quadruplo di quel che costa anche Windows 10 edizione oro proprio. No, io sono stato, ho fatto no, non fatelo, correte a comprarlo, che così subito 80 euro, 90 euro, 180, quel che merita, Windows 10 è fantastico, vi faccio vedere questa cosa. Oh, Windows 10, che figata, e ci sono i menu, oh, ed è la grafica tridimensionale, è tutto chiaro, è tutto a portata di mano, è bellissimo, quasi pronto questo simulatore che però dà solo l'illusione. Almeno gira ovunque, vabbè, parte questo, torniamo. Scherzi a parte, adesso cioè questo era un video test e infatti lo sto facendo in italiano, la versione inglese tratterà solo di questo simulatore che a parte è un prodotto serio, è anche una libreria quindi molto utile, scritta in JavaScript perché così può essere usata quando si sviluppa un'applicazione che deve andare su tutti i browser e andare anche molto bene con la grafica, libreria grafica bidimensionale standard dell'HTML5, il che va anche là dove cose più avanzate dell'HTML5 non vanno. Grafica tridimensionale lo fa, vabbè, l'engine di dietro Phalanstor City 3D, quindi per quello, bene, giochino simultaneo ci stava, non è che ci starà, come non è che sia una, beh, sempre una trashata, però ci sta, nel senso, quindi, cosa volevo dire? Ma questione di poche ore di finirlo e poi sarà usufruibile, fruibile su GameJolt e anche sul mio sito www.nerdofalgorithms.altervista.org. Niente, prima di dimenticarmelo, io sono Simon alias il Nerd dei Algoritmi
e oggi è il 20 agosto 2016. Già che ho fatto il video, che fin qua era ovviamente tipo trollata, cose così, neanche tanto divertente perché non sono capace, però appunto di video test. Dove volevo arrivare? Volevo arrivare da dove sono cominciato, cioè al perché ho fatto un video test in italiano. Che io ho notato che l'indicizzazione dei video, secondo me, nella ricerca dei video su YouTube o parola chiave su Google, così, qualcosa non funziona, perché ho notato che la maggior parte dei miei video sono in inglese, io la località non la metto, ma metto in postazioni avanzate, lingua inglese, non me l'ho specificata, metto il tipo di categoria di video, se scienze e tecnologie, gaming, cioè videogiochi, intrattenimento, quel che è, o umanitarianismo e non profit. Cose così. Attenzione, metto la descrizione del video che cerca un po' delinearla perché è importante perché il motore di ricerca possa indicizzare bene, cioè portare il contenuto in base a una parola chiave. Metto le parole chiave, ne metto sempre tipo tante così, tipo 30 almeno, o uso una tecnica basilare ma molto solida per non usare sempre le stesse parole chiave ma sempre rilevanti, in modo che anche una corrispondenza, cioè una ricerca non abbastanza mirata, almeno dia qualcosa. Sul mio canale ci sono molti video, molti argomenti sono stati trattati e la maggior parte dei video sono in inglese, la descrizione compresa, tutto, e in qualche modo ho notato che i video in inglese hanno molte meno visualizzazioni nel tempo, sia il picco di quelle visualizzazioni che raggiunge in un tempo tipo 3 giorni e poi dopo un mese, cioè breve termine, lungo termine, quelli in inglese ne hanno pochissime, quelli in italiano, soprattutto il picco iniziale, molto più attivo, quindi devo. Non ho, io mi chiedo, non so se voi lo sapete, ma secondo me l'indicizzazione lì qualcosa non va perché io metto inglese, ma registra in qualche modo la località del video anche se io non la metto perché ho detto cazzo, uno è sale, cioè cazzo è inglese, però località Italia o Europa, ma non Gran Bretagna dove parlo inglese, ma cioè inglese. È una lingua tipo universale, mezzo di comunicazione. Poi ci sono paesi dove parlano tipo 3 lingue, due, tipo Canada, poi c'è o Belgio, così. Cioè, come faccio a mettere? Cioè, almeno dammi più opzioni. No, no, ma non ha senso l'indicizzazione geografica. E secondo me lì c'è un errore, perché secondo me i miei video non vengono trovati. Cioè, tipo, magari appaiono tipo quarta pagina, quinta, sesta. Una cosa che succede molto meno su portali tipo SourceForge o GameJolt, che non hanno un'indicizzazione geografica, infatti quelle perle di potenziali remake di GTA che sono andati perduti, io mi sono seduto su SourceForge, ho scritto le parole chiave, ho trovato un po' tutte le cose, queste perle sono rimaste lì. Su YouTube carichi un video da qui, registra automaticamente la località, anche se non la metti inglese, non corrisponde, anche se una perla non te la trova tipo alla decima pagina. E i contenuti in base alla parola chiave non necessariamente poi sono, no, che molte cose lì dalla terza pagina in poi non c'entrano niente, secondo me qui qualcosa non va. E non so che fare, quindi boh. Ho notato questo, che da un po' io giustamente cerco di conoscere lo strumento che uso, ho fatto varie ricerche su YouTube, impostando vari paesi, vedendo che differenza ci fosse, ho anche l'opzione tutto il mondo messo qua e là, ma io non so bene cosa cambia, cioè indicizzazioni geografiche, cioè.
almeno perché non c'è un'eccezione per alcune lingue, cioè tipo quelle, cioè inglese, cioè cavolo, molti, maggior parte degli articoli tipo scientifici così anche sul mio sito sono in inglese, ma per forza, per essere fruibile la descrizione di un pacchetto software su SourceForge, generalmente tutto in inglese, a parte rari casi, cerca di tirar fuori una minima descrizione in inglese, anche chi lo sa poco, eppure, comunque, boh, secondo me su questo qualcosa con sto YouTube non va mica bene. E niente, ho notato, volevo dire questo, così, interessante annunciare che ci sarà questo, cioè ai tempi avevo fatto Extreme Windows 72 Simulator e aveva riscosso un certo successo su Game Jolt, ma non me ne ero accorto perché non guardavo. E adesso con JavaScript così posso però fare una cosa che va sul browser, uno clicca, spero che così arriva ad un pubblico. Non sarà la stessa cosa, non è un rifacimento completo perché non sarebbe autentico in un browser. Puoi imitare la visualizzazione con ASCII art, testo, cose così, puoi mettere due tipo finestre, due. Però non è autentico, non è veramente su un sistema che terminale, veramente di solo testo, lì, bam, ti fai il menu grafico con solo testo, posizionando stringhe e vari simboli nel posto giusto e poi la grafica poligonale da parte in una finestra che ti va anche se proprio spegni su Windows, non so come si fa, ma tipo disattivi a passi a visualizzazione solo ASCII tramite BIOS, quindi niente scheda video. E lì cavolavi la versione solo testo, pam, funziona. Non è autentico se lo fai in un browser, poi ci vuole un casino di tempo per farlo. Ha un buon parodia di un sistema grafico. Però browser che è autentico in quel contesto, questo sto facendo, che diciamo il concetto dietro è quello, però non è che ci ho perso tanto tempo, semplicemente perché non avrebbe senso qua, c'è ben altro da fare che sviluppare giochi di parodia, prank così, perché poi non è detto che sia facile, può essere complicato, non è che già quello era un bel pezzo di software, anche questo è naturalmente con tutte le ore che ci ho investito, a parte gli scherzi, perché l'architettura del software è pensata bene, infatti non serviva per fare un gioco prank così, parodia, trashata boia. No, serviva perché Phalanx City 3D avevo bisogno per futuri sviluppi di un sistema di menu dove poter attivare certe modalità di test, far succedere certe cose, perché in JavaScript l'unica cosa un po' scomoda rispetto al C o C++ è che la cosa della tastiera, a parte le frecce, è tipo il tasto Tab che però è un casino. No, non funziona molto bene, meglio stare sul controllo mouse, non è così standard come in C che input output standard funziona su tutto uguale. C'era tipo che non mi prendeva le lettere, non questo standard Unicode è un po' un macello veramente, quindi per questo meglio un controllo mouse, è possibile anche magari solo come alternativa nei casi di emergenza. Quindi ho creato questa libreria di gestione di menu completamente universale, va anche come uno strumento didattico, è interessante perché JavaScript con i puntatori non bisogna giocare troppo e l'ho fatto completamente senza, ho usato cioè indicizzazione tramite numeri di identificazione, un'implementazione completamente diversa da quella che si farebbe in C o C++, vabbè, ho ideato questo, poi mi serviva per esercitarmi un po', vedere le funzionalità avanzate con gli array del JavaScript, perché
il modulo del terreno che ci sarà, basato sul nuovo sistema di terreno abilitato all'iniezione di dati di altezza, è il Height Data Injection Enabled New Terrain System. E però non è lunghissimo, però devo implementare un bel po' di cose, reidearle in modo JavaScript, così inizialmente molte cose si potranno lasciare da parte perché va bene anche un terreno statico. Chiudo, fine registrazione.